quindi al ciclo vitale, non sto più a spiegarlo. Poi avete l'occupazione femminile aumentata, ma ancora molto lontana, il gap occupazionale che aumenta con l'età, e avete tutti i dati anche rispetto agli altri paesi, il fatto che questa differenza di tassi di occupazione è fortemente condizionata dal grado di istruzione, cioè se ci si istruisce in genere si vuole poi partecipare al mercato del lavoro, quindi questo di nuovo è una lezione importante da cogliere, cioè noi dobbiamo fare in modo di avere giovani istruiti, giovani formati, giovani che possono affrontare la durezza del mercato del lavoro. Poi c'è una, ecco, la differenza per titoli di studio rispetto, guardate la differenza in Italia rispetto agli altri paesi europei sul... è lui, eh? È da solo. Sì, sì. La pedana. E che vibra la pedana. Non ti preoccupare, vai avanti. È frustrante. Sì, sì, è pesata, però... Ecco, poi c'è un aspetto che di nuovo è molto importante, in particolare per un ministro delle pari opportunità. Se arriviamo al periodo, diciamo, dell'età, dove comincia l'età adulta, diciamo 30 anni, e qui per le donne c'è la maternità, praticamente. Ora, noi siamo un paese, sapete, che non fa più figli. E questa è una cosa molto importante sulla quale riflettere. Perché si pensa sempre che non fare figli sia dovuto, per esempio, al fatto che le donne vogliono lavorare. Ma nel nostro paese si vede per regione. Negli altri paesi, come vedete qui, negli altri paesi si vede benissimo, là dove le donne lavorano si fanno più figli. E qui lo vedete perché la correlazione è molto positiva tra la partecipazione e il numero di figli per donna, qui l'abbiamo disaggregata a livello regionale. Allora, che cos'è qui l'intuizione? È che sono i servizi che possono aiutare uomini e donne a fare il loro mestiere di genitori senza che questo abbia conseguenze gravi in termini di lavoro e di progressione di carriera. Questo di nuovo è un altro importante messaggio, purtroppo in tempi di restrizione finanziaria è difficile aumentare il finanziamento dei servizi e voi sapete che tutti i comuni lamentano il fatto di aver avuto dei potenti tagli, degli importanti tagli, e quindi gli dicono ma noi non possiamo più, io dovrò incontrare le regioni e poi le province. E loro si lamentano molto, però noi abbiamo sempre l'indicazione che di risorse non ce n'è più. Ma l'altra cosa è esattamente questa: non è vero che se si lavora non si fanno figli, anzi è vero il contrario, ed è dimostrato negli altri paesi, ed è dimostrato da noi nelle regioni dove c'è maggiore partecipazione.